that's a lie. Riprendiamo da dove eravamo rimasti. Allora, di sopra. Oh, io mi sento un'altra persona quando trovo uno di sti quello che cazzo è? Are you from these? My name is Lysia. I have come to spread the art of miracle. I can see that you are well suited to comprehend, but the cost of it. Che vuol dire? Come sacra, ma che è? Cazzi di sta roba. Cosa? Te la posso usare? No, non ho bisogno di miracoli. Mi dispiace, sono ateo. Oh, 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 oh. Vediamo un po' che fare. Male. Andiamo giù. Guarda che ho trovato. Oh. La fortuna del monastero. Io corro con lo scudo avanti. Cazzo! Vabbè, adesso tizio di merda è morto. Ma dobbiamo affrontare gli altri, però. Però è pure bello alto passivo di livello. Strano. Tanto di trappola. Anima cavaliere, valorosa. Oh, che cos'è? Oh, sgrava. Cos'è? Vabbè, me ne la barda. Non è fatta per me. Digiomana, pastiglia oscura. Palle, io li odio sti cavalieri giganti, mi sono sempre stati sul cazzo, pure allo scorso Dark Souls. Ma mi stanno sul cazzo perché hanno un raggio in cui ti possono colpire veramente ampio, che è quello il problema principale, cioè in verità non sono forti. Vabbè, questo l'ho fatto subito. Pure verde. Uno di là. Andiamo a sinistra. Siamo sempre attenti che non ci sia qualcosa che mi possa cascare in testa. Strano. Ma che cazzo è sto posto? Di merda. Basta colpirmi da dietro. Ancora muori. Non penso c'è una, qualcosa qua. La mia paura è che andando qua sopra sia qualcosa di brutto. Vabbè, sti cazzi, YOLO. YOLO.
qualcosa sul tetto, che cazzo ne so, dalle pareti. No, tutto normale per ora. Per aria. Quello che mi vuole fare una sorpresa. Grazie. Questi sono facili da battere. Sono quelli con la spada a due mani, che sono un vero dito al culo. Vabbè, saliamo di qua, vediamo dove conduce. Non c'è niente. È solo un balconcino così a buffo. Beh, c'è un déjà vu. Cazzo. Buono, dai, qua dentro c'è qualcosa di sgravo. Me lo sento. Sgravo. Sgrava questa, eh? Un po'. Così sono un po' più armato. Beh, direi che così sono armato veramente meglio. Andiamo avanti. Cazzo è sta porta? È rotta. Forse si vede attraverso qualcosa? No. Se sapete come aprirla, fatemelo sapere. Allora, andiamo di sotto. Meno male, ora che c'è un'armatura un po' più decente, almeno sono un po' più protetto, perché veramente prima ero veramente nella merda. Comunque, questi cavalieri sono facili da combattere uno contro uno, specialmente quelli con lo scudo, ma quelli con la spada a due mani ti tolgono troppa energia e hanno un raggio d'azione veramente troppo ampio. A me sono un fastidio assurdo. No, ho visto una caverna comunque, no. Avanti con lo scudo, va. Dovrebbe esserci qualsiasi cosa. Cazzo è. Oh, un focolaio. Ah, meno male. La situazione già si sta facendo brutta. Ah. Finalmente un focolare, oh mio dio. Oh mio dio, grazie, ora posso andarmi a potenziare, sì. What is it? Rozza la maschera. I don't know you, and you don't know me. Things are better that way. Vabbè. Oh, calma, ti voglio fare amicizia. You are an odd one. Ah, io. Normally people keep a safe distance when they see this mask. Perché che problema ha quella maschera? Lucatil. From the land of Mira to the far east, crop the Drang Lake brims with powerful, and so I came to claim. But what a strange place. You are an odd one indeed. Well, you've made a point of it. I can see that you are mid-journey. I come from Mira, a land of don't hesitate to call upon me. Grazie. You are an odd. I can see. Va bene così, nuovi amici. Madonna. Madonna, mi prende pure la fischietta. Pure lui c'ha la fischietta, sto pezzo di merda. Cadere in acqua che muoio. Mio dio.
Porca puttana, che cazzo è qua, i pirati? Qua tutti che tirano le bombe. Questa mi ricorda molto la città infame. So chi di voi ha giocato comunque a Dark Souls 1 ed era una cosa veramente rompicoglioni. Comunque torno indietro, mi vado a potenziare il personaggio e ritorno qui tra poco. A fra poco, bitches. Rieccoci qui, bitches. Full vita e pronti ad affrontare questo posto di merda. Ora questo che cazzo fa? Questi sono morti. Mannaggia. Bella. Fatto il pezzo. Andiamo su. Tutto che non si sa mai, potrebbe sempre esserci qualcosa. Cazzo. Non le incrociamo le dita, questa volta non ho menato il baule, sono stato un coglione. Frammento di titanite, bene. Come mi hai fatto il contrattacco? Oh, sono morto, porco due. Ritorniamo. Che palle sto se ti si abbassa la vita fino a che non prendi un coso d'umanità. Mi servirebbe un vendor d'umanità, vi giuro. La persona più felice del mondo. Sto coso qua che tira ste frecce di merda. Mette un'ansia. Allora. Sì, hanno fatto una combo della Madonna. Madonna, sono rimasto in vita di pochissimo. Ti vengo a prendere, mo. Quello figlio di puttana. Pezzo di merda. Quello è quello che mi tirava le merdate prima. Le puta. Una gemma vitale, attenzione. Andiamocela subito, una gemma vitale che può essere sempre utile. Anzi, me la uso proprio mo. Avanti. Che non mi fa il cazzo di che rosicata. Che cazzo è? Che cazzo è sto coso? No.
questo non vuole venire al buio? Questa cosa mi preoccupa. Ah, non può venire al buio. Oddio, oddio, oddio. Oh, boom! Boom, boom, marado, ma che schifo era, oh. La puttana. Mamma mia. Greve proprio, raga. Greve. Continuiamo questa esplorazione di sto postaccio di merda. Oppure che mi caschi qualcuno addosso. Cioè, comunque l'ambientazione di sto posto è fisica. Cioè, guardate, una grotta con le navi pirata, cioè con i non morti. Cioè. Queste cose, raga, mi piacciono troppo, vi giuro. Cioè, proprio. Più la location ricercata particolare che mi appassiona. Cosa ho fatto? Bravo. Non capisco cosa posso fare. Ah, c'è una scala. Chi l'aveva vista? Senti, io non ci vado da quello. Mi vado tipo qua a sinistra prima. Aspettate. Un cane. Che andiamo qua a sinistra prima, va. Riuscissi a trovare un... un cazzo di focolare di merda. Perché provo a fargli le cose se non conosco il mob come reagisce? Mannaggia mio. Accaduto. Cazzo fa, oh. Basta tirarmi secchi pieni di merda. Basta. Basta. Ho rotto il cazzo. Ma vaffanculo di piscio. Mettiamoli giù. Perfetto, questo è quasi morto. Preso. Ok, fuori uno. Perfetto, ora ritorniamo dall'altra parte. Risaliamo. Andiamo avanti così, bitches. Va bello. Mamma mia, ho fatto questo attacco, io ho rotto il culo. Get in the ass, bitch. Non era un altro, però. Non era un cane, non era un altro. Cazzo, che male che mi ha fatto il cane, oh. Perde la vita assolutamente. Cazzo, sto boss. L'inutilità di questo posto. Perché? Ho bisogno di vita. Beh. Come ho gettato a rischio? No, lo devo riparare. Ma cazzo faccio? No, non c'ho niente per ripararlo. Sembra il rumore del cane, mi sono cagato in mano. Vado corta. È il rischio che si rompe. Niente qua. No. Direi che non è un buon momento per andare là. Giù. Vediamo se è una gemma di vita. Oh mio dio, l'ho schivata. Oh mio dio.
Via, 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 da qui, via, da qui, via, da qui. Ho provato a usare l'umanità. Vediamo un pochino che ho nel mio inventario. Ho fatto una cazzata ad usarlo. Ah no, va benissimo. Gemma vitale radiosa. Rabiosa. Questo mi ha fatto malissimo. Malissimo. Questo mi ha proprio fatto malissimo. Porca puttana. E ti dico, mo faccio proprio una cosa. Prendo la torcia. Madonna, chiusi all'angolo mi menano! Via! Porca troia, però ho scoperto una cosa decente. Anzi, non decente, molto interessante. Mori. Se non sbaglio la strada era di qua. Qua dentro. Non ho nessun modo per accendere la torcia. Drago, apri. Dato strada. Se entro di qua ci sarà qualcosa. Quanto mi sto concentrando, ragazzi. Non avete una fottutissima idea. Apre tutte, apriamo qua che è una scorciatroia. Ah, finalmente abbiamo scorto quella scorciatoia di prima di cui vi parlavo. Eliminiamo questo. Merda. Oh mio dio. No, pensavo dello schivato. Che cosa è qua dietro? Ah, è quello là, Lucariel. Grande Lucariel, dammi una mano. E qua Lucariel. Anzi, combattiti al posto mio. Allora. Allora, andiamo, Lucariel, è il momento. No. Forse di qua no. Andiamo giù. Allora, io mi ricordo qua sono morto prima.
Mannaggia. Recupera i punti. Ti prego, non mi deve attaccare niente se non muoio. Ti prego, mi serve vita. Momento di fiaschetta est. Altro frammento. Animo morente. Anima di soldato ignoto. Serve qualcosa per la vita. Anello della guardia reale. What? Anello, gemma vitale, sì, gemma vitale. Allora, mettiamoci tutte le cose che danno HP. Metti gli zii incantesimi, ovviamente il PSMV. Di recuperare l'energia, questa se può essere sempre utile per un boss. Questa pure può essere sgrava. No. Tralisce la levigata. No, come avvelenamento. Credo. Vai con l'alta corsa infinita. Un down. Zombia. No. Mamma mia, mi sorprende le frecce da tutti e tutto. Sana. Pure in testa. E fino a qui ci sono arrivato. Corri, 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 bella. Grande.
Ho perso 9.900 punti. Allora, siamo tornati al punto di prima. Ho anche un fantasma ora che mi segue, che è quello di prima sempre. Finalmente sempre con un'effigie umana. Fortunatamente l'ho trovata, non potete capire che bello. Mi sento una persona realizzata. Allora, sto cercandola di capire cosa devo fare principalmente, perché è un po' strano. Dov'è il tizio? Dove cazzo è andato? Luca Diel. Vieni Luca. Andiamo Luca. Luca Diello. Andiamo Luca Diello. Torna giù, va. Oh, un tizio. Sembra quello di Tekken, là. Tipo Raijin, no? Del genere. I see light. I am Carillion. I am Carillion. Va bene. Via. No! Ma questo è proprio ritardato, fate modi. Niente ritardato come fantasma, eh? Dio santo, il fantasma ritardato. Un vascello pirata. Quello da dove cazzo arriva? Oh mio Dio, quanti. Bene, mi combatto sulle scale. Troviamo dai ban. No, merda, questo mi ha dato fuoco. Questo è blu. Ma merda, puttana troia. Fanculo, mo rimango qua dietro fino a che non mi curo. Pezzi di merda. Ah, sono il top one, top one. Questo fa il mio personaggio. Imbruttisci? No, inchinati. Comando, imbruttisci. Muori, merda. Cielo dei vari aghi. Cosa non si può usare? Niente. Niente. Ah, dei forzieri. No, non so dei forzieri. Sono dei forzieri? No. Sì, ma dei forzieri, cazzo, devono essere dei forzieri. No, c'è un boss, ragazzi. C'è un cazzo. Non ho la più pallida idea di quello che sto facendo, ragazzi. Sappiatelo. Un combattito con un boss è finita. YOLO! We only live once. Dai. Faccio ora abbastanza male, dai. Ok. Quello... Vabbè, abbastanza semplice sembra. Merda, è l'unica cosa che mi viene in mente da fare. Sto meno come un fabbro.
pure veloce. Male. Madonna, mi ha rotto pure la gota, la guardia. Eccola, affelato di nuovo. Ah, Dio mio. Male. Di vita. Riesco a trovare un'apertura. Che cazzo ho fatto? A stare annudito. Porco due, non riesco ad attaccarlo però. Cambiare pure l'arma in combattimento. Merda. Dio. Madonna! Sta salendo pure il livello dell'acqua! Oh cazzo! Via, 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 via. Oh. Oh mio Dio, l'ho fatto la prima botta. Oh mio Dio. Ma raga, ansia sto gioco. Yeah. Fiamma della piromanzia. Ah, buono. E cos'è? Sto prendendo il controllo della nave. Vai, capitano Ahab, alla ricerca di Moby Dick. Tristissima questa cosa. Fatto calare il gelo. Vabbè, godetevi la cinematic. Madonna, quanto è sgravo sto coso! Ah. Vabbè, no, come va? Non si rompe facilmente. Cazzo, questo sarebbe troppo sgravo.
È morto, va, è depresso. No, Stellone è depresso. Comunque, ragazzi, tralasciando il mio personaggio che è in versione depressa, io mi devo salutare qui con questo episodio. Siamo arrivati alla fine. Ho fatto questo piccolo episodio, spero vi sia piaciuto Dark Souls 2. Fatemi sapere con un commento le cose che vi ho chiesto. Voglio che mi facciate tanti commenti. Questo video è molto lungo. Ho segnato tra l'altro le parti, quindi spero vi sia piaciuto. Vi saluto da Power. Guardate il mio personaggio quanto è depresso, è proprio triste. Anzi, sembra poi una chicca tra l'altro. Vabbè, non importa, è un po' effeminato. Comunque, let's go bitches. Ci becchiamo al prossimo video. Let's go.